Stai pensando di scrivere un libro? Allora ti voglio dare un consiglio importantissimo. Lascia stare, non scriverlo. Ed ecco i motivi per cui non dovresti assolutamente farlo. Posso darti almeno 5 buoni motivi per cui non dovresti proprio pensare di pubblicare il tuo libro. Il primo, ma guardati attorno, che cosa è diventato il mercato editoriale? Sono tutti pronti a proporti dei contratti con delle clausole inaccettabili. È un po' come la storia, te la ricordi, di Ulisse e le sirene, per cui devi stare costantemente allerta, che fatica, ma non si può pubblicare un libro così. Il secondo motivo? Ma dai, ma non legge più nessuno, non legge più nessuno. E terzo motivo, quei pochi che leggono hanno a disposizione una quantità infinita di titoli, ma come si fa a scegliere? E poi dimmi, il tuo, dove potrebbe essere collocato? Come potrebbero trovarlo? Ma no, non lo troverebbero mai. Il libro magari di una persona che non ha mai scritto niente, che non è conosciuto o conosciuta come autore o autrice. C'è un quarto motivo e qui sono sicura di andare a toccare le corde più profonde dei tuoi pensieri e della tua sensibilità. Non vorrai mica essere una di quelle persone che vanno a incrementare la deforestazione, il taglio degli alberi, lo sfruttamento di questo mercato, un uso sconsiderato della carta. No, dai, un altro libro, ancora carta. No, non si può vedere. Ma ho un'altra motivazione, la quinta. Ed è questa, diffondere un libro, distribuirlo, farlo conoscere, è un'impresa immane, è diventato davvero insostenibile. Pensi di poter davvero affrontare questa fatica? Ma se nonostante tutto questo, nonostante i motivi che ti ho portato, che ho portato alla tua attenzione, sei comunque determinato, determinata a scrivere, a pubblicare un libro perché pensi che i tuoi contenuti siano di valore, possano portare valore alle persone? Allora ce la puoi fare. Ti dirò di più, posso anche supportarti in questo percorso di scrittura, di pubblicazione e di diffusione del tuo libro. Mi piace davvero lavorare con le persone determinate e che credono profondamente in quello che fanno. Per cui sai cosa ti dico? Buona scrittura!